Io invece dico Sporting. La prima sorteggiata che giocherà in casa è lo United, subito. Oh mio Dio, subito lo squalo. Questa è una pallina che eviterei volentieri, detto sinceramente. United contro il Siviglia. Evitata. Via lo United. Ne mancano solo 6 ora. Ed è subito la Juventus. Attenzione, giochiamo la prima in casa, come sia col Nantes sia col Friburgo. Juventus contro, abbiamo il nostro avversario che è lo Sporting. Lo sapevo, nero certo, lo Sporting. Bayer Leverkusen contro Union, e quindi Roma contro Feyenoord, partita tosta. Esatto, la stessa partita dell'anno scorso in finale di Conference. Adesso vediamo come siamo orientati all'interno del tabellone. Speriamo di essere dalla parte della semifinale di Leverkusen Union. Spero di avere la Roma e lo United dalla parte del tabellone in finale. Mamma mia. Questo è il lato alto del tabellone. Quindi nel caso, mamma mia, sarà terrificante. Quarti e semifinali terrificanti. Al massimo la Roma in finale contro Mourinho in finale. Sarebbe una follia. E già lo United sarebbe complicatissimo. Porca vacca, che brutto sorteggio. Bruttissimo sorteggio. Quindi Juventus, che non va proprio a gioire al 100% del sorteggio. Perché? Perché lo Sporting Lisbona, sicuramente, che era la squadra che mi aspettavo di beccare, è una squadra tosta da non sottovalutare. Noi quest'anno col calcio portoghese ne sappiamo qualcosa, direi che ne sappiamo assolutamente qualcosa. E se elimini l'Arsenal non è un caso. L'Arsenal, che era la squadra forse indicata da tutti come potenziale vincitrice, dato che sta dominando la Premier League. Ieri sera sono riusciti a buttare fuori gli inglesi, quindi direi che non è assolutamente da sottovalutare come squadra, anzi ci sarà da rispettarla alla grandissima e da non farci ingannare dal fatto che sono un campionato di secondo livello, perché ripeto, tra Benfica e Sporting quest'anno ci sono state fin troppe sorprese a tinte portoghesi. Non la peggiore delle squadre che si potevano sorteggiare, però sicuramente la parte di tabellone che ci fa incontrare eventualmente in una potenziale semifinale United o Siviglia non mi fa piacere, perché mi sarebbe piaciuto averla dall'altra parte, magari con la Roma. E invece sarà un quarto di finale tosto, tostissimo, una semifinale ancora più tosta, più tostissima, e dall'altra parte invece del tabellone mi sembra che la Roma abbia delle grandi potenzialità per arrivare fino in fondo, fino in finale, con una rivincita, tra virgolette, di quella che è stata la finale di Conference dell'anno scorso. Quindi potrebbe esserci tranquillamente un'italiana in finale di Europa League, sperando possano magari essere due, perché un Juve-Roma in finale mi piacerebbe veramente tanto. È l'unico modo per trovare la Roma e Mourinho, anche se trovare Mourinho in finale e Dybala in finale sarebbe qualcosa di pesante, molto pesante. Quindi secondo me il sorteggio poteva andare decisamente meglio per la Juventus ed è andato abbastanza bene per la Roma, quindi una delle due italiane può festeggiare. Per quanto riguarda invece la Champions League, credo che ci sia stata una sorta di mano dall'alto che ha aiutato le italiane. Il tabellone è sbilanciatissimo, sbilanciatissimo. Da una parte abbiamo un derby italiano che è Milan-Napoli. Io mi aspettavo Milan-Inter, devo essere sincero. E dall'altra parte Inter o Benfica. Quindi o un'italiana o il Benfica in finale di Champions League. E già questa cosa è clamorosa. Dalla parte delle italiane la più forte mi sembra il Napoli, in assoluto. Mi sembra il Napoli. Io credo che l'Inter farà fatica, e non poco, contro il Benfica, che mi è sembrata una squadra molto molto forte. Ma decisamente molto forte, una squadra che può far male. E tra l'altro l'Inter ritrova
João Mário, e questa cosa è incredibile nell'anno in cui João Mário sta veramente facendo benissimo. Il Napoli è decisamente più forte del Milan, di tanto, e qua entrerà in gioco anche il discorso legato a forse al DNA, alla storia, perché il Milan comunque in Champions ha una tradizione che il Napoli gioco forza, non è la prima volta che arriva così avanti, e il Napoli ha la concreta possibilità di entrare nei migliori quattro d'Europa in una stagione in cui sta veramente dominando il campionato di Serie A, in Champions sta facendo delle prestazioni allucinanti. Quindi il Napoli io credo che possa concretamente arrivare nelle prime quattro, e nel caso buttare fuori anche l'altra squadra che andrà ad incontrare. Quindi il Napoli mi sembra la squadra più logica da immaginarsi in finale di Champions in questo momento. Poi ripeto, attenzione alla tradizione del Milan e attenzione al Benfica, che mi sembra la squadra una mina vagante, una sorta di mina vagante. Quindi o un'italiana o il Benfica in finale di Champions. Dall'altra parte del tabellone invece, ragazzi, Real Chelsea mi sembrava abbastanza scontata, è uno dei sorteggi che avevo indovinato. Non mi aspettavo City Bayern, la partita di Guardiola tra virgolette. È un tabellone sbilanciatissimo, perché da una parte ci sono tutte le big ancora di questo momento, di europee in gioco. Mi viene a dire che potrebbe esserci un Real contro Manchester City in semifinale, una partita che abbiamo già visto tante volte, e una partita dove il buon Guardiola può provare ad andare in finale di Champions. Immaginarmi una finale di Champions tra Napoli e Manchester City e una finale di Europa League tra Juventus e Roma andrebbe a chiudere un cerchio dell'assurdo, che ancora una volta andrebbe a evidenziare come le filosofie calcistiche sono tante, innumerevoli, e comunque a modo loro vincenti se si incastrano in determinate cose, perché Allegri, Mourinho e Spalletti e Guardiola sono veramente gli opposti. Quindi si potrebbe avere una finale, per come me la sto immaginando nella mia testa, dell'assurdo, con delle squadre propositive, delle squadre più di contenimento. Non sono contentissimo per il sorteggio della Juve, sono stupito per il sorteggio della Champions, perché veramente sembra organizzato dalla Serie A un sorteggio di questo tipo. E ora può succedere veramente di tutto. Rosico tantissimo, perché non siamo in Champions, ma la rosicata non è da fare oggi, per quanto mi riguarda. La rosicata è da fare quando non siamo riusciti a passare un girone di Champions, che, torno a dire per l'ennesima volta, si è rivelato tosto, perché oltre al PSG c'era il Benfica, che è una squadra molto forte, potenziale anche finalista di Champions League, però sul PSG probabilmente potevamo fare decisamente di meglio. E quindi c'è poco da mangiarsi le mani adesso, le mani erano da mangiarsi quando non siamo riusciti a battere il Maccabi, e siamo riusciti a uscire sconfitti col Maccabi, e non giocarci fino all'ultima possibilità il passaggio di girone di Champions. Sarebbe stato assurdo immaginarsi Juve-Inter da una parte, Napoli-Milan dall'altra, chi vince si scontra in una semifinale, quattro italiani da una parte, uno in finale di Champions per forza. Vediamo cosa succede. Non sono serenissimo. È anche vero che l'aprile della Juventus in questo momento diventa molto tosto, perché andata e ritorno nella semifinale di Coppa Italia, andata e ritorno dei quarti di Europa League, il Napoli affrontare, l'esito del ricorso. Sarà un aprile tosto, Il primo di aprile Juve-Verona, il 4 di aprile l'andata di Juventus-Inter di Coppa Italia, l'8 di aprile Lazio-Juve, il 13 di aprile Juve-Sporting, il 16 di aprile Sassuolo-Juve, il 20 di aprile Sporting-Juve, tra l'altro il giorno prima, il 19, l'esito della sentenza del ricorso al CONI, il 23 di aprile Juve-Napoli, il 26 di aprile Inter-Juve, il 30 di aprile Bologna-Juve. Ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partite in 30 giorni, su cui si decide una stagione. La notizia è che abbiamo una stagione, in questi 30 giorni potenzialmente cambia tutto il giudizio che si avrà da qui all'eternità della fine stagione di quella che è stata la stagione della Juve, perché ci giochiamo tutto in prossimi 30 giorni.
E ve ne dico di più, oggi non siamo pronti. Oggi non siamo pronti per questo mese qui, eh. Oggi non siamo assolutamente pronti. Bisogna farsi trovare pronti. Quello che vi sto dicendo da un po' di tempo. Arrivati a marzo, non si può farsi andare bene cose che potevano andare bene a settembre-ottobre. Arrivati a marzo, certe cose non vanno più bene. Arrivati a marzo, non bisogna accontentarsi. Fa bene Allegri a incazzarsi e rimarcare che il secondo tempo di ieri sera non è andato bene. Bisogna migliorare. Questo mese di aprile ci sta dicendo, ragazzi, cambio di mentalità o se ne esce con le ossa distrutte, disintegrate. Mamma mia. Da una parte però mi crea piacere questa cosa, perché il tifoso no vive, tifa, si esalta, si emoziona per questo tipo di partite qua, per questo tipo di mesi qua. Dai cazzo ragazzi, forza Juventus, dai cazzo. Dai, regalateci una soddisfazione.